Allora ragazzi, buona domenica. Il racconto di oggi è un po' particolare. Eh sì, perché ci siamo arrivati. Oggi è la Domenica delle Palme. Che cos'è? Come che cos'è? È il giorno nel quale ricordiamo, e lo vedete fra poco, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Viene osannato, perché viene accolto come un re. Ma è proprio così. La Domenica delle Palme è l'inizio di quel cammino breve ma intenso che fu l'ultima settimana di Gesù, la settimana di passione. È lì che si compie quella frase bella che Gesù ha detto a Lazzaro, vi ricordate, domenica scorsa? Vieni fuori, perché adesso sono io che muoio per tutti. Buona visione. Alcuni erano presenti alla festa che Marta e Maria avevano dato per festeggiare la resurrezione di Lazzaro. E tornando a casa discutevano tra loro. Ne, Tony, ma tu hai capito che sta succedendo? No, Pasqua, ma che re? Che è stato? Come che è stato? Ma qua Lazzaro è risorto, Gesù sta facendo miracoli, non si capisce niente. Dove andremo a finire? Qua bisogna pigliare una soluzione, non è possibile. Ah, Pasqua, ma tu tieni ragione, però noi che potimo fa? Beh, una cosa potimo fa. Corriamo da scribi e farisei, che si raduni il sinedrio. Eh sì, perché mo sono loro, i nostri capi, che devono prendere una decisione. E i due amici, guardandosi bene attorno, per non essere controllati, corsero a Gerusalemme e corsero dai capi dei farisei, che subito, appena arrivarono, Pasquale e Tonino, radunarono il Sinedrio. Che questo incontro, che questa riunione che organizzavano periodicamente per discutere sulle cose. Poco alla volta, Pasquale e Tonino incominciarono a chiamare i scribi, i farisei, i capi. Li chiamarono tutti. Correte, la situazione si sta facendo grave. Dobbiamo prendere una decisione. Dobbiamo fare un atto di grande consapevolezza. Qua le cose non stanno bene. Scribi e farisei, riuniti insieme, incominciarono a discutere. Nel frattempo la sala si riempiva. Tutti accorsero spaventati, pieni di paura. Stava succedendo qualcosa di inaspettato. Né Pasqua, né Tony, ma che sta succedendo? Come mai questa riunione straordinaria? Che cosa accade? Ma com'è? Non sapete niente, non sapete niente.
Voi soli siete così strani qui. La questione si sta facendo tosta. Eh sì, Gesù fa miracoli. Gesù compie grandi guarigioni. Ha risorto a Lazzaro. Ha liberato un cieco a Gerico. Qua la gente incomincia a credergli. No, ma dobbiamo fare qualcosa. E come si fa? Che cosa facciamo? Se non lo fermiamo, e se non lo fermiamo, tutti crederanno in lui e avete capito dove andiamo a finire? No! E incominciarono a temere. Quando a un certo punto, dal fondo della sala, mentre tutti discutevano, un losco figuro incominciò a farsi presente. Era lui. Quell'anno era diventato il più importante, il più serio, il più grande. Era Caifa, il capo della sinagoga, il capo del Sinedrio. Uè, uè. Ma che resta confusione? Ho sentito che stavate parlando di questo Gesù. Ebbè, che paura tenete? È un altro profeta. Un altro profeta. Tenete paura? E non avete capito niente. Ha! Lasciato sta. Fatelo fare. È meglio per voi. È meglio per noi. Che muore uno solo. Piuttosto che muoiano tutti. Caifa, ma allora non hai capito niente. Qua, se vengono i romani, ci mettono a tutti quanti sotto. E noi, che fine facciamo? No, ma io tengo a paura. Io tengo a paura. Vi sto dicendo che non dovete avere paura. Lui muore. Fa tutto da solo. E noi ci togliamo il pensiero. È meglio, e ve lo dico un'altra volta, è meglio che muore uno e tutti gli altri si salvano. Noi restiamo a guardare. Gesù, lui, ha da morire. Intanto a Gerusalemme i preparativi per la festa erano stati avanzati. Incominciarono a prepararsi prendendo dei rami di palma, dei rami di ulivo. Alcuni si fermarono nella piazza e si domandarono: ma che cos'è questa confusione? Perché la gente canta? Che sta per succedere? Che deve accadere? Ma come? Non lo sai, sta per arrivare anche Gesù alla festa. Eh sì, Gesù, quello che ha guarito Lazzaro, quello che ha fatto grandi prodigi. È un grande profeta, dicono. Ma potrebbe darsi che sia il Messia. Beh, ma lui dov'è? Andiamolo a cercare. Andiamo a vedere dov'è. E si incamminarono per andare incontro a Gesù, che nel frattempo era con i suoi discepoli in un luogo poco distante, sul Monte degli Ulivi, a Betfage. Eccolo. Allora ragazzi, mi raccomando, vedete che mo ci dobbiamo organizzare, perché andremo tutti insieme alla festa a Gerusalemme e dobbiamo parteciparvi seriamente. Ma Gesù, finalmente stiamo venendo dalla festa di Marta e Maria, adesso andremo insieme a te alla festa delle capanne. È l'occasione buona per entrare a Gerusalemme trionfalmente. Sì, tutti ci aspettano. Allora Gesù disse a uno dei suoi discepoli: vedi il villaggio là di fronte? Lì c'è un'asina legata. Valla a prendere. E già Gesù, se mi fermano, mo è chi sti tempo, con tutti questi blocchi, vado là e prendo l'asina.
Non ti preoccupare. Se ti fermano, fagli vedere l'ultima autocertificazione, quella di 15 giorni fa. E scrivi, diglielo bene, ricordaglielo. Gesù ha bisogno di quest'asina. Beh, quel discepolo così fece. Insieme con i discepoli e con Gesù si incamminarono verso Gerusalemme. Da lontano si sentivano le voci, da lontano si sentivano i canti. La gente lo aspettava Gesù, ma lui sapeva bene nel suo cuore che presto a Gerusalemme qualcosa sarebbe successo, sarebbe cambiato. E sì, Gesù arriva finalmente a Gerusalemme. Ci arriva con tanta gioia, ma anche con un po' di malinconia nel suo cuore, che sa che quella sarebbe stata la sua ultima festa. Sì, ragazzi, perché l'arrivo di Gesù a Gerusalemme segna definitivamente l'ultima settimana di Gesù sulla terra. Vi ricordate quando risorse Lazzaro, disse: "Tu risorgi, Lazzaro, e io morirò per tutti." In quest'ultima settimana di Gesù a Gerusalemme, mentre la gente l'acclama e canta, mentre arrivavano con le loro palme: "Ehi, Osanna al figlio di Davide! Ehi, Gesù, ti aspettavamo!" Mentre tutti attendono, per Gesù si compie una triste profezia. È venuto nella città santa, è venuto nella città immortale per dare la vita e per darla a tutti. Anche a noi. Eccolo Gesù, il re dei re. Entra a Gerusalemme, insieme con i suoi discepoli, insieme con i suoi amici. Tutti pensavano che Gesù fosse arrivato a Gerusalemme per diventare il più grande dei re. E così fu. Ma per farlo, e lui lo sapeva nel suo cuore, Gesù dovette dare la vita. A Gerusalemme Gesù morirà. Incomincia così l'ultima settimana, inizia nella festa. Siamo nella gioia, fratelli miei. Domenica delle Palme, domenica di gioia. Inizia quella settimana nella quale, seppure nella tristezza, la nostra salvezza è vicina. Questi giorni il Signore verrà a dirci questo: io sono con te, sempre. Io non ti abbandono. Ciao ciao. Ciao Don Pasquale, io li ho aperti i miei occhi. Buona domenica a tutti.